E allora benvenuti riperiani in un nuovo video di questo canale. In questo video vediamo come remotare nel proprio computer di casa da qualsiasi dispositivo, anche molto del cazzo, tipo il mio tablet Windows 10 con un Atom X5 che non va veramente neanche incularlo, all'interno della vostra macchina potente di casa. Perché fare questo? Perché potete così da qualsiasi luogo o semplicemente dal salotto con calma davanti al caminetto con il vostro tablet remotare in quasi tempo reale con una qualità molto più alta di quella che può essere TeamViewer o AnyDesk o Chrome Remote Desktop all'interno della vostra DAW o nel vostro programma di editing video. Io lo uso tantissimo per editare ad esempio i video da remoto quando sono in mobilità. Che cosa vi serve? Vi serve il software Parsec, vi serve una connessione internet che abbia un upload di almeno 10 MB al secondo, in realtà basta anche molto meno. Parsec cerca di stare a 10 megabit per secondo, anche con 8 ce la si fa, quindi anche se avete una fibra ottica di quelle telecom, non vera fibra ottica, quelle ETH, cioè quella che alla fine è una DSL che va alla cabina con la fibra ottica, come nel mio caso, riuscite tranquillamente ad usarlo molto molto bene. Il ritardo è tra i 13 e i 50 millisecondi, io di solito sto sui 20 millisecondi di ritardo, quindi è fantastico per editare. Certo, non ci potete suonare, però per editare e mixare è fantastico. L'audio che vi manda è molto molto buono, è un Orbis se non sbaglio. No, è comunque uno di quei codec nuovi fighi ed è 128 kB al secondo, ma si può alzare e vi faccio vedere come, quindi potete sentire molto molto bene la vostra DAW mentre fate le vostre modifiche. Io lo uso tantissimo ad esempio per poter accedere da un computer che non ha l'UAD o il Liquid Mix appunto queste risorse. Mi passo i file tramite Google Drive, li butto dentro nel Reaper di casa, li passo dentro l'effetto che voglio e poi mi riprendo il file processato. Questa cosa qua è comodissima, oppure lo potete usare per collaborare. Molto molto comodo, vi serve quindi solo upload Windows 10, Parsec che è gratuito, e vi consiglio di tenere magari un Google Chrome Remote o un TeamViewer di emergenza perché ogni tanto Parsec si incanta, quindi entratelo, fate riavviare e potete continuare a lavorare. Questo è uno dei primi trick che vi lascio. Bando alle ciance, vi faccio vedere come configurarlo e poi vi faccio vedere da giù da basso nel mio salotto come si vede. Abbiamo la nostra sessione, ok, normale che suona, fa il suo. E andiamo ad attivare Parsec, quindi Parsec mi dirà che questo computer è il mio appunto account. Ricordati Francesco di cancellare il tuo username. Per andare ad aumentare la qualità di streaming di Parsec andiamo in Settings e poi andiamo nell'Advanced Edit Configuration Note e ci dà appunto questo blocco note di Windows. Se volete quindi aumentare il vostro bitrate basterà appunto mettere questa linea di comando. Il default è 128, si può andare fino a 256, quindi semplicemente andate a mettere il vostro collegamento e mettete 512. Vedete un po' come va con la vostra connessione, non è detto che funzioni un po' con tutti. Io onestamente lo tengo di default, non ho mai sentito l'esigenza di avere un bitrate più alto di registrazione, ma se siete più sclerati di me è un consiglio che vi posso dare. E allora andiamo giù da basso e andiamo a vedere in remoto come si comporta e vediamo se riusciamo a remotare all'interno di questo computer per avere appunto, come vedete, tutta una serie di plugin come può essere questo Precision Deesser che non possiamo avere su un portatilino, ma non abbiamo nemmeno la potenza di fare una sessione del genere su un portatilino. Scusate il bordello. Quindi ora nel mio portatilino appunto Atom di merda vado ad aprirlo, metto la mia password e tutte le mie robine, faccio partire Parsec e vado quindi a controllare il mio computer di sopra, che io ora entrerò nel mio computer che si chiama The Editor e vedrò qui appunto il mio schermo. Posso ovviamente andare in full screen, averlo a tutto schermo. Lui mi avvisa che la risoluzione è errata, quindi vado nelle impostazioni dello schermo. Scusate, non vedo una minchia. Vado nelle impostazioni dello schermo e mi metto in 1080, anzi addirittura in 1050 che è la risoluzione di questo portatilino. Ora che sono in 1050 ho il pieno controllo del mio studio, ma non sento l'audio perché Reaper appunto ragiona con gli ASIO. Dobbiamo quindi mandare alla scheda predefinita del computer, nel mio caso è una DAC USB, andiamo a creare col plugin Recorder, il Voxengo Recorder che l'abbiamo usato molto spesso su questo canale. Vado appunto a uscire dalla DAC, do lo start in MME e in questo punto e non senti il dolore senza il suo nome.
E vi dirò di più, me lo uso come remoto con un tablet. Cioè, di cosa stiamo parlando? E ho in questo momento veramente un controllo con un ritardo bassissimo. Cioè, guardate le selezioni, guardate lo spostamento del clip. È veramente incredibile. L'unico ritardo che c'è è il buffer del Voxengo. E in questo modo avete veramente una qualità audio-video altissima. Io adesso qui posso aprire anche, che ne so, il mio programma di editing video. E posso andare a editarmi, Windows Layout Color Correction. Posso andare a fare editing in 4K con un sacco di effetti su un tablet che non può aprire probabilmente nemmeno la posta. Vediamo che il playback. Ci potete suonare, però per editare e mixare è fantastico. Sta roba è il futuro. Io posso qui, in pigiama, mentre mi mangio il mio panino con la Nutella del Penny perché ha la lecitina di girasole, sto controllando il mio computer di sopra. Questo ovviamente succede in tutto il mondo. Se avete problemi di connessione, ti do un altro consiglio. Se avete per caso una connessione un po' di merda, vi do questo trucco che si chiama Speedify. Praticamente è una VPN che fa il bonding tra due connessioni. Questo vi permette di unire, ad esempio, due telefonini quando siete in tethering, oppure la vostra connessione di casa, che magari non è il massimo, più il tethering del vostro telefonino, che ormai i giga ve li tirano dietro. Ho fatto anch'io Iliad con 9 euro, avete un milione di giga per fare questo tipo di cose, è perfetto. Vi mette qualche secondo in più di latenza, però Parsec comunque è molto molto veloce, non lo sentite. Sentirete la differenza, però vi permette appunto di avere o una connessione a consumo come può essere quella di un telefonino, di backup per riempire un po' i buchi della vostra connessione principale, oppure di usarle tutte e due come primaria e alzare di molto la vostra capacità di upload, che è quella che poi vi serve in Parsec a casa. L'ho usato molte volte per il live streaming, lo uso in questo momento solo di backup, però vi lascio il link qua sotto, dateci un occhio, c'è una prova gratuita e anche e soprattutto è comodo quando si è in giro, se magari il vostro telefonino in tethering prende poco sul vostro portatile, sempre se non siete chiusi in casa a fare il pane con il lievito, potete usare due telefonini con due 4G, magari di marca diversa, uno Iliad, uno Telecom, quello che volete, così siete sicuri di avere connessione sempre e queste due connessioni verranno blendate in automatico da Speedify. Molto comodo. Grazie mille per aver visto questo video. Se invece siete su Macintosh siete un pochino più sfortunelli perché dovete passare la versione professionale di Parsec che si chiama Satellite.tv e costa 75 euro al mese. Però hai voluto la bicicletta, hai voluto Steve Jobs, adesso paghi e non rompi i coglioni. Per tutto il resto invece se hai un Mac puoi accedere a una macchina Windows 10, cioè Windows 10 può fare da host, e o anche Windows 8.1, tipo, però che cazzo è che usa Windows 8.1? Detto questo, vi ripeto, lo sto usando tutti i giorni, a volte è talmente affidabile e veloce e buono di qualità video che mi dimentico che sono in remoto su un altro PC. Ero al lavoro, stavo finendo un montaggio su questa macchina perché suona meglio rispetto a quella del mio lavoro, ho messo dentro una chiavetta USB nel computer e mi stavo incazzando che non vedeva la chiavetta USB e poi mi sono detto: per forza, Francesco, stai guardando il computer di casa, non il computer del lavoro. Quindi questo è a testimonianza di quanto questa tecnologia sia molto molto efficace. Speriamo di non averne bisogno, speriamo che non ci siano altri lockdown o robe simili, però nel caso questo è come mi sono salvato il culo. Però ripeto, anche poter accedere, anche un vostro amico può accedere alla vostra sessione in tempo reale, può darvi consigli in tempo reale su cosa state facendo, può anche darvi una mano ad editare, può anche essere un fantastico strumento di insegnamento, a mio avviso, perché la performance, ripeto, rispetto a TeamViewer o rispetto a altri competitor, non c'è paragone. Qua sembra di essere veramente su quel PC. Occhio alle password perché non c'è la doppia conferma, non c'è l'ingresso a due conferme, quello c'è la Satellite da 75 euro al mese per 5 persone, quindi un po' costoso, però non male. Ricordatevi sempre di avere la stessa risoluzione tra il computer di casa e quello di arrivo, oppure ve la potete cambiare poi quando entrate in remoto. Mi raccomando, se avete uno schermo che ha la DisplayPort dovete lasciarlo acceso, altrimenti la scheda video non manda segnale, Parsec non riesce a prendere il segnale dalla scheda video, quindi nel mio caso purtroppo devo lasciare lo schermo acceso se voglio accedere da fuori casa al mio computer. Questi erano tutti i miei consigli per oggi, ci vediamo al prossimo video.